Un saluto a tutti, questo è il canale del gruppo Studi Girard, un canale che si occupa dell'analisi di diverse opere letterarie, cinematografiche, di animazione giapponese, non solo, attraverso la lente dell'ermeneutica girardiana, ma appunto non necessariamente, nel senso che poi alla fine le interpretazioni poi utilizzano anche il pensiero di altri autori. Questa sera abbiamo intanto un nuovo ospite e mi ha presentato lui la possibilità di fare questa serata e di registrare questo contenuto. Quindi sono molto contento. Adesso vi passo la parola per presentarsi. Stasera parleremo di un film che credo sia ancora in sala, in pochissime sale, a Milano, credo dovrebbe essere ancora fuori al Cinema Beltrade. È l'opera di un regista norvegese, credo la sua seconda opera, ed è Sick of Myself, di appunto Christopher Borgli. E passo la parola intanto a Cristiano, che è il nostro ospite, per insomma, farlo presentare e poi introdurre i temi e i problemi della serata. Va bene, buonasera a tutti, grazie Matteo per l'invito, per l'ospitalità. Sono Cristiano Vidali, sono un dottorando all'Università di Cagliari e di Paris-Nanterre. Mi occupo di varie cose, fenomenologia, esistenzialismo e ho avuto un passato di transitori ma profondi studi girardiani e quindi insomma, anche quando ho modo di interagire con Matteo, diciamo che comunque c'è questo terreno condiviso che è rimasto un po' nel tempo. E dunque, l'oggetto di questa serata è appunto questo film intitolato Sick of Myself, anche già il titolo è molto interessante, modo suo, che sostanzialmente ha per storia una relazione progressivamente degenerante, la cui protagonista è una ragazza che fa la barista e ha come compagno un artista molto ego riferito, e la scelta dell'artista ha voluto anche in maniera quasi caricaturale prendere un esempio, anche quasi tendendo a ridicolizzarlo, dell'ideal tipo del narcisista. E lei, appunto, in una classica dinamica mimetica, dà un'iniziale lamentela circa le disattenzioni di lui verso di lei, assume lo stesso atteggiamento che a lui, quale dinamica alla base del riconoscimento. Quindi, come è facile immaginare, per un artista, le esposizioni, la parola stessa, no? Exhibition ha questa idea dell'esporsi, del mettersi in mostra, dell'essere sotto un riflettore. Poi, appunto, la sua vita passa da una intervista all'altra, rilasciate questi giornali delle quali si vanta, e lei invece fa sempre un po' la parte di quella di troppo, che quando viene invitata a queste feste, a queste situazioni di circostanza, a modo loro piuttosto superficiali in realtà, partecipa però sempre non avendo mai su di sé il riflettore. E quindi lei prende a prestito precisamente questo aspetto, cioè l'avere il riflettore come di sé, su di sé come fonte del riconoscimento, come base del riconoscimento e della valorizzazione. E lo fa non avendo particolari inclinazioni, propensioni o diciamo talenti da coltivare o neanche passioni da coltivare, lo fa nel modo più immediato, nel duplice senso di diretto e rapido. Ossia recandosi volontariamente una malattia cutanea che produce prodotta quale effetto collaterale dall'assunzione di determinate pillole o pastiglie russe, no, ancora in commercio in realtà, però sì, di fatto illegali, una patologia che inizialmente lei crede di poter in qualche modo controllare, e che però poi invece le esce di mano, e anche questo appunto è metaforico rispetto al grosso tema di tutto il film, che è appunto il narcisismo. E appunto inizialmente questa manifestazione cutanea sortisce l'effetto desiderato, cioè la pone effettivamente al centro dell'attenzione, innanzitutto del compagno, al quale come
da sano principio antagonistico, più volte in più dialoghi emerge proprio il fatto che in qualche modo le chiede lui di cedere, a testa che ho vinto io, vedi che avevo ragione io, quindi c'è proprio anche dialoghi strutturati in questo modo molto conflittuale, molto competitivo, che poi portano provvisoriamente a questo riconoscimento provvisoriamente relativamente appagante, perché appunto poi uno dei grandi temi è proprio l'inappagabilità del desiderio narcisistico, e poi però questa appunto gli effetti collaterali non escono dalle mani della ragazza, appunto come esito producono il fatto che anche quelle diciamo quelle fonti di riconoscimento che provvisoriamente l'avevano procurato finiscono per non star dietro al decorso della malattia, mostrando anche quindi l'ipocrisia di certe forme di inclusione nei confronti di presunte forme di esclusione, in questo caso è basate su principi estetici, ma in realtà basati sul fatto di un'eccezionalità della malattia, di un'inspiegabilità della malattia, quindi di un vittimismo di fondo, vuol dire un qualcosa che mi è capitato così inesorabile che addirittura manca il carnefice, cosa si può fare se non avere una profonda pietà per quella che è nient'altro che una vittima. E poi l'epilogo, poi magari lo commentiamo alla fine, è che lei arriva a un livello in cui è a tal punto fuori controllo questa situazione che si trova a dover mettere le carte sul tavolo con una sua pseudo amica intervistatrice, e questo vorrei ritornare dopo, paradossalmente proprio l'unico momento di sincerità è quello in cui in realtà a quale non fa seguito il riconoscimento, e quindi il riconoscimento in realtà della serietà e della profondità del disturbo, l'unica manifestazione di disagio reale e sincera in un senso profondo, proprio di anche di mettersi sul tavolo, anche di esporsi quasi nel senso di concedersi, che invece si chiude lì di fatto con un'esclusione del riconoscimento, con un estromissione di lei, neanche parlare che le fa l'intervista. Questo è un po' la trama complessiva del testo cinematografico. Il focus fondamentale dell'intera opera viene in qualche modo introdotto fin dalle primissime scene, in modo forse, va detto, anche un po' didascalico, nel senso che effettivamente all'inizio del film c'è questo scambio che non ha nessun peso, nessuna rilevanza poi ai fini della narrazione, ma in cui appunto la protagonista dialoga con un'amica o non ricordo più, con una conoscente, circostanza, così, e c'è proprio un breve scambio incentrato sul tema del narcisismo, cioè dicono proprio: ma secondo te le persone narcisiste sono quelle che ce la fanno di più, oppure questo è un effetto collaterale? In questo modo il narcisismo viene fin da subito evocato come lente attraverso la quale leggere tutto il film. Dico didascalico perché in realtà risuona, rimbomba così poderosamente che probabilmente non sarebbe stata necessaria questa chiave di lettura fornita inizialmente. Da questo punto di vista, uno dei grandi meriti, a mio avviso, di questo film, poi se do la parola a Matteo, è quello di essere riuscito a restituire in forma narrativa, ma soprattutto emotiva, quella che è la Stimmung del narcisismo, la tonalità emotiva del narcisismo, nel senso che dall'inizio alla fine io ho visto anche che è stata classificata questo film anche come commedia grottesca. Io francamente commedia non ho trovato veramente niente di comico, anzi, e dico perché proprio niente, perché in realtà riesce a far vivere la morsa viscerale e insieme inappagabile ed eternamente frustrata del desiderio narcisistico, un desiderio senza posa, costantemente rilanciato, costantemente rimesso in gioco e quindi eternamente insoddisfatto, che accompagna tutto il film e non c'è un attimo di tregua, un attimo di pausa a livello emotivo in cui si possa dire adesso
adesso c'è una distensione perché c'è un appagamento anche solo provvisorio. Tutto il film è questo incalzante rilanciare il desiderio, appunto, perché posto in un modo, perché pone una richiesta tale che per la forma stessa in cui viene avanzata non può essere soddisfatto, e nel quale noi ci troviamo coinvolti, avvolti, e nel quale sprofondiamo, proprio ci avvitiamo, cioè ci affondiamo proprio dentro, e in questo senso, secondo me, è veramente una delle cose più difficili dal punto di vista come resa di un film, riuscire a coinvolgere in maniera così viscerale, così profonda all'interno di quella che addirittura non è una situazione, non so, che si può raccontare a livello di documentazione del reporter, cioè si parla di una psicopatologia ai suoi limiti, e far entrare nella stima di una psicopatologia è qualcosa di estremamente difficile, e che a mio avviso invece il film riesce a fare in modo molto efficace. Ti ringrazio, Cristiano, per questa introduzione, ma già per avere comunque squadernato una serie di problemi notevoli e anche i meriti del film. Effettivamente è una questione, secondo me, appunto curiosa, quella di provare a classificare il film, cioè effettivamente un film che sta a metà tra tante cose. Ci sono, soprattutto ne parlavamo, no, negli spunti anche onirici, c'è una tonalità quasi body horror che ovviamente strizza l'occhio un certo tipo di percorsi che ha assunto il cinema contemporaneo negli ultimi anni, percorsi significativi. La questione quell'aspetto introduttivo che tu dicevi, che in maniera molto didascalica propone già quello che sarà poi sostanzialmente il tema sviscerato in maniera proprio ostinata, mi verrebbe da dire, insistita, ostinata, mi fa pensare che sì, non è una commedia, cioè non è da intendersi come commedia, però forse una satira, sì, nella misura in cui viene proposta immediatamente una sorta di morale, no? C'è un approccio tutto sommato moralistico anche nel finale, anche nella chiusa finale, dove forse non era nemmeno necessario esporre in qualche modo i destini dei personaggi. Però questo aspetto proprio di introduzione al problema fa un po' pensare in qualche modo a quanto erano moralisti, no? I poeti satirici latini, no? Da questo punto di vista, in maniera molto, molto ferma, molto, molto dura. E questo comunque è un aspetto interessante. Effettivamente il film ha tantissimi meriti, nel senso che secondo me intanto ha il coraggio di veramente insistere, di forzare lo spettatore a stare dentro uno stato emotivo, dicevi, una tonalità emotiva, e fartela vivere in profondità, e come dire, non lasciare alcun tipo di spazio per una richiesta possibile di salvezza da parte dei personaggi. Non c'è mai una strizzatina d'occhio verso il pubblico. E che secondo me è l'aspetto che sì, forse da un certo punto di vista si dice, certo, è molto didascalico, è molto duro, è molto critico, è molto forse anche, diciamo così, appunto portato all'estremo tutto quanto, però se ripenso, e infatti volevo riagganciarmi a partire anche da questo discorso, cioè rispetto a Joker sul blog delle cose nascoste, io avevo già effettivamente messo a tema la questione della sovrapposizione di narcisismo e rivendicazione della condizione di vittima, per poi in Joker c'era in ballo la nascita in qualche modo, la genesi di un antieroe, e dall'altra appunto un tentativo romantico, vogliamo dire così, di giustificare un certo tipo di violenza che risorgeva dal sottosuolo. Infatti avevo scritto due pezzi, uno in riferimento, in contrapposizione in qualche modo, mettendo a confronto Joker e Taxi Driver, facendo vedere le differenze, e poi ne ho fatto un altro rispetto a Re per una notte, altri due capolavori di Scorsese. Ora, questi due aspetti in qualche modo sono sovrapposti all'interno di questo film, il che è piuttosto interessante, perché siamo davanti ancora una volta, secondo me, a un'intuizione, secondo me, diciamo, significativa, e cioè appunto che vi è questa coincidenza tra la rivendicazione della condizione di vittima e, come dire, la tensione che va ad inverare una determinata immagine di sé,
che poi entra nello spettro narcisistico, possiamo dire così. E la cosa interessante è che io rispetto alla, diciamo così, alla genesi della figura del Joker, io ne parlavo transitando tra Freud, Lacan e poi Girard, ok? Dove la questione fondamentalmente, la cosa interessante è che all'interno di Sick of Myself sono presenti tutti e tre queste componenti, forse meno la componente lacaniana che ha a che fare con l'immagine, e cioè il fatto che quello che in Lacan è la questione del potenziale morfogenetico dell'io, allo stadio dello specchio, la questione dell'immagine che va a poi sostanzialmente strutturare l'immagine del sé, eccetera, eccetera. Bene. Questa è una dinamica che all'interno del film c'è, ma c'è meno, è un po' più velata, c'è tutta la questione comunque dei social, c'è tutta una questione legata a come vengo visto dagli altri, come io mi vedo essere visto dagli altri. Sono molto più forti però, secondo me, le due dinamiche, le due dimensioni, una freudiana proprio basica, cioè l'essere oggetto passivo di amore. Quindi proprio una dimensione, diciamo, proprio veramente portata ai minimi termini, infantile del narcisismo, ok? E c'è molta questa dimensione infantile del personaggio di lei, cioè questa richiesta, poi ovviamente tu Cristiana mi aggancerai tutta la questione del padre, eccetera, che è effettivamente interessante, però questa volontà, questo desiderio di essere oggetto di cura, di essere presi in carico, di essere coinvolto in una rete affettiva, eccetera, eccetera, da una parte, e dall'altra invece c'è proprio la lotta per il riconoscimento tra l'hegeliano e il girardiano, in senso forte. E quindi, giustissima la questione della lotta per il riconoscimento della dimensione pubblica, in qualche modo, entrambi cercano questa certificazione, questa validazione pubblica, uno perché è artista, l'altra perché vuole il suo momento di gloria in qualche modo, ma a livello girardiano c'è proprio questo conflitto tra due narcisismi in alcune scene veramente bellissime e talmente sono portate all'eccesso, penso soprattutto a due pranzi-cene, quella con tutti i critici nel momento in cui in qualche modo dovremmo andare a certificare la grandezza di lui, il nuovo statuto d'artista di lui, e dall'altra invece quando poi sono davanti all'altra coppia con cui puntualmente si vedono per, in qualche modo, diciamo così, per rendicontare l'evoluzione delle loro dei loro successi, e lì succede qualcosa di interessante. In generale comunque mi viene da dire che vi è proprio una sorta di scontro girardiano in un senso veramente classico, e cioè fondamentalmente il fatto che lei riconosce essere in lui, cioè visualizza in lui il modello ostacolo. Lui, dotato di un narcisismo e dotato di un desiderio autonomo da questo punto di vista, falsamente autonomo come ogni narcisista che si rispetti, chiaramente perché ha bisogno del flusso di riconoscimento altrui, ma lo mostra nel teatro della rappresentazione mimetica, si rappresenta come appunto un, diciamo così, solido, una soggettività solida nel suo desiderio e nella sua affermazione di desiderio, e lei soccombe davanti a questo. È costretta ad imitarlo per sopravvivere, ma al contempo vede subito che, e anche lui lo vede, che vi è una grande fragilità, no? In questa dimensione, per cui imitami sì per in qualche modo validare il mio statuto di modello, ma non farlo troppo, perché altrimenti ti salto addosso, ti aggredisco, non puoi in qualche modo mettere in crisi, no? il mio desiderio. Quindi c'è questa dimensione, ecco, quindi volevo sottolineare questo aspetto, meno la dimensione di, come dire, creazione dell'immagine di sé, e quindi cioè, meno la dimensione morfogenetica, perché si danno in qualche modo personalità già più o meno costituite che affondano nelle loro rispettive psicopatologie narcisistiche. C'è tanto in lei la dimensione freudiana e poi c'è questa dimensione girardiana della lotta, hegeliano girardiana della lotta, che secondo me è resa e portata avanti con una coerenza notevole. Sì, allora, due cose. La prima è
a partire dal fatto che questo appunto sarebbe uno di quei casi in cui che Girard chiamerebbe di mediazione interna, no? In cui quindi c'è l'antagonismo che è nel luogo in cui c'è la più grande prossimità possibile, cioè nella coppia, quindi così vicini da essere esplosiva, e addirittura appunto avendo, questa è una cosa che secondo me è molto interessante, lo stesso oggetto del desiderio, che però nel caso del narcisismo non transita su nessun oggetto. Cioè la cosa secondo me è veramente interessante, in questo caso avendo mostrato il narcisismo nella coppia, però appunto come luogo esemplare ed esasperato di qualcosa che invece sta alla base di dinamiche relazionali che ormai tendono a instaurarsi in forma almeno tendenziale, e questo è l'aspetto, se uno vuol dire moralistico, ma anche di descrizione effettiva di dinamiche sociali. Su questo poi ritorno, però in questo senso si vede proprio come laddove, anche con Freud si potrebbe dire, la libido viene reinvestita in un oggetto transizionale, cioè quindi non viene disinvestita dalla pura idealità, dalla pura idealizzazione, questa abbia un esito esclusivamente distruttivo, autodistruttivo e distruttivo. Cioè l'intero film è basato sul fatto che dal momento che loro vogliono un desiderio, il desiderio non è una cosa che si può avere al 5%, al 10%, o lo si ha o non lo si ha, cioè il riconoscimento o c'è o non c'è, come Hegel vuole, o si vince o si perde nella lotta per il riconoscimento. Poi ovviamente c'è tutto un relativismo delle posizioni, perché il servo ha tutte le sue dinamiche servili di contro esercitare la violenza, come a modo suo fa, come tante forme di covert narcissism o di narcisismo della pelle sottile, come si dice, che appunto sono quelli che sono tutti cortesi, sono tutti gentili, sono tutti buoni, ma in realtà sono anche quelle forme di affermazione del sé. Però in questo caso il fatto che non ci sia mediazione, quindi che il desiderio sia imposto nella sua assolutezza, totalità, e quindi sia non soggetto a nessun compromesso, fa sì che non ci sia nessuna progressività nel corso del film, nessun accumulo, nessun miglioramento, niente di perfettibile. Lei non pensa, ma potrei, non so, coltivare una passione, perfezionare un talento, anche coltivare la relazione. Cioè, qua è tutto quello che ha a che fare con il tempo, cioè che la mediazione nel senso anche proprio del tempo come sedimentazione di un lavoro che rende sensato ciò che è stato lavorato. Invece in questo caso qua la pillola è quasi anche proprio come, no, anche è quasi esemplare del prendi la pillola e spariscono le cose, no? In questo caso è prendi la pillola e arriva il riconoscimento. E tra l'altro aggiungo, abbastanza geniale la scelta di aver appunto optato per un disturbo della pelle, che quindi è un disturbo estetico che per sua definizione percepito, visibile, manifesto, quindi quello in cui tutti quanti non si può non attestarlo, è quello che nel momento è quello che per la sua stessa natura di eccezionalità in qualche modo desta l'attenzione, fa sì che quando appena lo vediamo ci viene da girarci, quindi è il modo più facile anche per attirare il riflettore su di sé. E quando invece, come accennavo all'inizio, il disturbo viene invece ricondotto a quello che la sua matrice reale, cioè un disturbo interiore, profondo, esistenziale, quello però non viene visto e non ci sono gli strumenti per vederlo. E tutto il discorso che si rivela essere così solamente retorico, che è stato fatto sull'inclusione della vittima, laddove vengono messe in campo le vere motivazioni, la vera essenza del suo essere vittima, cioè il fatto di essere stata, virgolette, non libera, cioè quasi spinta da una forza più forte, più profonda di lei in tutto questo processo, lì non c'è riconoscimento, perché non è visibile, non è manifesto, eccetera. Invece il secondo punto su cui volevo insistere, quindi questo è per dire la logica mimetica che non transitando su nulla si rivela totalmente improduttiva e anzi solo distruttiva. Tant'è che anche nella relazione il modo che uno e l'altro hanno di rivendicarsi il riconoscimento da parte dell'altro avviene spesso in una forma violenta, no? Appunto, come dicevo già all'inizio, dimmi che avevo ragione, in forme progressive di affermazione e prevaricazione, fino addirittura all'immagine orgiastica
della morte, perché cosa c'è di più vittimistico del caso in cui c'è in cui sei l'oggetto dell'attenzione di tutti, perché la gente viene al tuo funerale, in una scena per me straordinaria in cui appunto loro due hanno un rapporto sessuale. E, tra l'altro, non a caso lei in quel momento lì ha una maschera, è la maschera che l'hanno messo in ospedale per appunto tenere fermo le cose in faccia, quindi loro hanno un rapporto avendo la maschera, quindi anche questa è l'immagine, no? La maschera sociale, e lui le dice: faccio fatica avendo tu la maschera. E lei dice: ma sì, cosa vuoi che sia? Come dire, siamo abituati ad averla, come se fosse una qualcosa di normale, no? E per destare l'eccitamento viene sollecitata da tanti discorsi di lui che la ritraggono appunto con i tratti vittimari. Il più clamoroso di tutti le racconta come sarebbe: raccontami il mio funerale. Allora dice: eh sì, ci sono tantissime persone, c'è la fila, così eccetera, e c'è anche il risentimento verso l'amica che mi aveva tradito, che viene ma non è venuta a trovarmi in ospedale, quindi non la faccio venire, quindi c'è ancora questo riflesso della violenza anche da morta verso chi le ha fatto i torti, verso il padre, che adesso appunto accenno rispetto all'altra questione. E quindi secondo me è veramente un'immagine, una scena veramente molto estremamente efficace a questo punto di vista. La cosa del padre, che invece veniva così insomma vagamente evocata, anche nel film in realtà viene vagamente evocata, nel senso che effettivamente si capisce che alla base di questo bisogno di attenzioni e di affetti c'è un vissuto autobiografico. Quindi c'è l'abbandono della famiglia da parte del padre, anche una madre che evidentemente è stata una madre insomma non capace di assumere la funzione paterna, per esempio, quindi di dare un orientamento abbastanza solido a lei, anche per il tipo di scelte e di consigli che le dà quando si rivolge a lei. Però in generale c'è questa figura del padre come colui verso il quale è rimasto questo risentimento latente. Però la cosa che a mio avviso è particolarmente significativa del film è che questa dinamica autobiografica viene posta completamente in secondo piano, nel senso che in nessun modo il disturbo viene ricondotto a una genesi traumatica in un senso specifico, perché piuttosto il narcisismo è qualcosa che si respira nell'aria, è qualcosa che permea tutte le relazioni che lei intrattiene in maniera ovviamente esemplare con il compagno, ma in realtà con ogni altra persona di cui si circondi, perché tutte le relazioni, tutti i dialoghi che intrattiene con altre figure all'interno del film avvengono sempre nella forma appunto dell'intervista, della commiserazione, della compassione, e quindi ha sempre questo carattere di asimmetria in cui in un momento uno è sotto riflettori, in un momento lo è l'altro. E questo che secondo me, poi ti lascio la parola Matteo perché questa è una cosa che va approfondita molto, soltanto però per accennarlo, che parla quindi del narcisismo non come una patologia psicologizzata, nel senso di interiorizzata, ma fa completamente collassare la distinzione fra interno e esterno. Per esempio, a livello di soluzione registica, ci sono dei momenti in cui ci sono delle allucinazioni, delle aspettative da parte di lei allucinate, e noi, fino a che non avviene qualcosa dell'intorno che retrospettivamente fa capire che si trattava appunto di una fantasia, non riusciamo ad avere pienamente contezza che fossero fantasticate. E quindi appunto questa distinzione fra allucinazione e rapporti reali molto spesso si fa rarefatta, che è esattamente come si vive all'interno della psicopatologia, perché la psicopatologia non è vissuta in nessuna maniera con qualcosa di interiore, non è che dice: ah, io dentro di me sento che c'è questo, che l'esperienza è filtrata da. Non è filtrata. La forma stessa dell'esperienza, la forma stessa delle relazioni, del rapporto al tempo, del rapporto a se stessi, è totalmente informata in questo caso dal disturbo. E questo caso appunto media non soltanto tutti i rapporti interpersonali, ma addirittura la cultura stessa della società in cui vivono, da cui sono circondati. E veramente il narcisismo sembra quasi, per così dire, l'unico progetto esistenziale vincente, l'unico tentativo di riconoscimento efficace all'interno di quello specifico tipo di società che è di fatto psicogena e da quello che è l'unica risorsa, per così dire. E
poi ovviamente può essere ereditato, assunto in maniera estrema e totalmente autodistruttiva, ma in realtà anche all'interno della società quelli che ce la fanno, come si dice nel dialogo iniziale, sono dei narcisisti vincenti in un certo senso, quindi totalmente sintonizzati, integrati nel tessuto culturale. Eh sì, perché appunto, perché tutto sommato nello schema di rappresentazione della società, fondamentalmente, o meglio, in una società fondata sostanzialmente sulla rappresentazione, sull'immagine, evidentemente, cioè, la questione è molto semplice: il narcisista è, come dire, identificato come un modello forte nella misura in cui lo si immagina detentore di una sorta di, o custode di una sorta di tesoro di desiderio, totalmente autonomo, totalmente inesauribile, segreto, privato, ok? E ovviamente va da sé che questo è il motore stesso di moltissime, non solo dimensioni, come dire, che poi conducono fondamentalmente a delle crisi dal punto di vista psicologico, ma sono poi sostanzialmente il motore stesso con cui funziona una società, no? Una società che sostanzialmente ha al centro, ma questo già appunto fa vedere benissimo anche Mandeville, cioè ha al centro l'amor proprio, fondamentalmente, in una declinazione che poi appunto andrebbe data, eccetera, eccetera, ma fondamentalmente è una questione del desiderio di essere visto, il desiderio di essere riconosciuto, di avere proprio, come dire, di essere in qualche modo investito da segni di certificazione sociali. Appunto, poi con Hegel poi si parlerebbe di riconoscimento da questo punto di vista. Mi è piaciuto molto il tuo appunto riguardo la questione del desiderio che non transita verso un oggetto, nella misura in cui in fondo l'oggetto sarebbe l'io. Okay, quindi c'è sostanzialmente questo cortocircuito, no, tra interno e esterno, proprio perché fondamentalmente tutto collassa all'interno della relazione. Questo Girard lo tematizza in maniera insomma, lungamente, già a partire da Menzione romantica e Verità romanzesca, parlando soprattutto, cioè in Girard proprio c'è questa divisione di massima all'inizio, nella prima parte, dove si occupa, diciamo così, tra virgolette, di mediazione esterna, poi passa, analizzando soprattutto Stendhal, Proust e Dostoevsky, invece passa agli stadi della mediazione interna. Ecco, qua siamo dentro gli stadi più infernali della mediazione interna, nella misura in cui il desiderio si fa a tutti gli effetti metafisico, perché perde completamente consistenza oggettuale, la realtà viene completamente derealizzata, fondamentalmente l'oggetto cui si dovrebbe sostanzialmente poi slanciare il soggetto in fondo non è nient'altro che un'immagine costantemente da farsi, costantemente a costituirsi, e quindi poi la questione interessante è che è come si, diciamo così, si sviluppa, poi si dà fenomenologicamente questa simmetria di cui parlavi, perché questo Girard stesso lo tematizza, cioè nel teatro di un'imitazione che deve essere però costantemente negata e autonegata, cioè negata a se stessa e negata all'altro, proprio perché è in questione proprio un rapporto di forza, un rapporto di dominazione rispetto all'interno della relazione, si genera nella simmetria uno schema da una parte masochistico e dall'altra sadico. Ma la cosa interessante è che attraverso l'analisi girardiana tu non, diciamo così, non vai a individualizzare la questione, cioè non è che sadico è chi fondamentalmente ha un desiderio di fare il male e il masochista invece il contrario, il suo opposto. Sono semplicemente manifestazioni, proprio dal punto di vista fenomenologico, asimmetriche dello stesso scandalo mimetico, della stessa dimensione mimetica, cioè il fatto che ti imito ma al contempo devo differenziarmi. Ecco, questa rivendicazione di una differenza, che sarebbe l'unico modo in cui potrei essere visto,
è l'origine dello scandalo, è l'origine degli scandali. La cosa interessante di questo film, che lo fa ovviamente con una lucidità pazzesca, in maniera molto semplice, questa è la grandezza ancora adesso di alcune opere d'arte, che non teorizzano, non ne parlano, non commentano come noi, ma ci arrivano subito con la violenza del messaggio, e che intanto ti viene contestualizzato veramente nella realtà della nostra società, che, detto in maniera molto brutale, ma fondamentalmente si gioca tantissimo su questa dimensione dell'essere visto, della potenza dello sguardo, della centralità dello sguardo e della centralità della proprio anche, insomma dire, cioè di quanto sia cruciale il desiderio di intercettare lo sguardo dello sguardo altrui, quanto sia patologico questo aspetto, ma non patologico nel senso eziologico del dove devo, cioè non è questo il punto, è proprio un desiderio di essere visto in un senso esistenziale forte da questo punto di vista, e essere visto, e come dicevi giustamente, e diventare invisibile laddove poi ci si deve effettivamente poi aprire alla eventuale differenza dell'altro, o al momento in cui l'altro manifesta apertamente la sua differenza, cioè la sua fragilità, la sua unicità in quel senso. Questo è molto interessante e molto toccante. L'altra cosa interessantissima, perché poi su questo bisognerà parlarne, cioè ti fa vedere proprio il senso di vacuità assoluta e dell'arte contemporanea. Quindi c'è la questione del, perché effettivamente ce lo ponevamo come problema, non so se ti è arrivata un'illuminazione rispetto a un'eventuale soluzione del furto, della questione del furto, non lo so, pensandoci adesso, discutendone, cioè la questione è il fatto di diventare artista ed essere riconosciuto per delle opere che nascono da dei furti, e di fatto diventa una sorta di, diciamo così, sì, di assemblamento di materiale rubato, cioè veramente misura l'inesistenza, cioè non so come dire, proprio la scarsa presenza dell'oggetto all'interno di qualcosa che viene considerato come opera, dove tutto invece è centrato sul qualcuno che vede e giudica quella cosa come opera. Quindi, cioè, l'inconsistenza, forse un errore, cioè è un'interpretazione un po' così, non è che, però, cioè, il fatto che non sia prodotto dal soggetto ciò che effettivamente viene visto, ma sia sottratto da qualcos'altro e ricollocato, determina, cioè fa vedere benissimo questa vacuità, questa vaghezza anche del desiderio di essere vista, eccetera. Dall'altra parte, la questione della brandizzazione della vittima, mi piacerebbe chiamarla così, cioè tu hai parlato giustamente del fatto di quanto fosse interessante, perché appunto è centrale lo sguardo, la questione dell'essere vittima attraverso un disagio estetico, fondamentalmente, cioè rivendicare l'essere visto attraverso la bruttezza, attraverso che è una cosa veramente già di per sé in qualche modo geniale in questo ribaltamento. La cosa interessante è che appunto quando poi lei ha questa sorta di, non so, casa di moda, non so, non ho capito nemmeno, marca, che fondamentalmente sta cercando di vendere un prodotto attraverso, a tutti gli effetti, una brandizzazione di disagi fisici che vengono in qualche modo ricollocati, ricontestualizzati, e gli viene fatto dire qualcosa come anche io sono importante, in buona sostanza. Però la cosa è bellissima, perché quella scena genera un cortocircuito, perché è come io se ci fosse una... Io valgo. Esiste già. Io valgo. Esatto. Perché è come se ci fosse una sorta di posologia del giusto essere vittima. Non deve essere mai troppo, perché altrimenti si ribalta la questione in qualche modo. Cioè, se sei effettivamente vittima, cioè sei effettivamente vittima, tanto per intendersi, e cioè non rivendichi, non hai bisogno di rivendicare la tua condizione di vittima, rivendicare romanticamente, quindi rivendico sempre una differenza da questo punto di vista, ecco che allora tu stai in qualche modo, diciamo così, mettendo in discussione il paradigma che decide questo e che si avvale e che, cioè, produce valore a partire da questo.
ed è anche questo, con una mossa molto semplice, è qualcosa che è diventato una verità sacrosanta, perché adesso, senza fare comizi un po' savonaroliani, cioè, però, santo cielo, grossi, insomma, casi di produzione come Netflix, per esempio, ormai c'è proprio una precisa posologia di personalità, di soggettività che vengono in qualche modo presentate come vittime di qualcosa all'interno della nostra società e che diventano in qualche modo sempre centrali all'interno di trame, ma non so come dire, viene segnato precisamente questa dimensione, non solo Netflix, cioè ormai è una cosa generale, no? E quindi si sta esattamente, cioè il meccanismo di esclusione diventa esattamente il doppio mimetico del processo di inclusione, il che è particolarmente interessante. L'ultima postilla che metto a riguardo è anche il fatto che, all'interno di un film norvegese me lo aspetto, perché per tradizione sostanzialmente, però è interessante come in giro per l'Europa, ma non solo, in qualche modo il principio che ha portato al centro la questione della vittima e la questione della persona, intesa in senso forte e lato, da questo punto di vista, cioè il cristianesimo, sia precisamente quel punto cieco che viene escluso all'interno di questo tipo di narrazione, che in realtà gettano la luce storica, secolarizzata, rispetto alla raggiunta consapevolezza della condizione di vittima, che adesso viene riciclata all'interno di un dispositivo normalizzante che diventa precisamente l'inversione del cristianesimo stesso, una cosa piuttosto interessante da questo punto di vista. Però insomma, ti ripasso la parola. Ovviamente tante suggestioni, provo a ripartire un attimo appunto dalle prime cose che dicevi. Secondo me un'altra cosa che appunto fa emergere in modo abbastanza clamoroso e scandaloso è, tu dicevi appunto, questa persistenza del tema dello sguardo, cioè il fatto che fondamentalmente, proprio perché vuole il desiderio altrui, cioè vuole un altro, la vita narcisistica, cioè il desiderio e quindi la vita, l'esistenza intera narcisistica, è una vita interamente in funzione dell'altro, cioè una vita che è trasparente se senza l'altro. Ma paradossalmente ciò che manca dall'inizio alla fine del film è precisamente la relazione, cioè è una vita, è un'esistenza costantemente in relazione, in funzione a, ma senza che la relazione si attui mai. E questo va detto anche, cioè, già il mito greco stesso del narcisismo ha veramente tantissimo da insegnare da questo punto di vista, ha già detto praticamente tutto, nel senso che ha posto insieme i due, per così dire, le due polarità, no? Le due polarità di Eco, la ninfa che è soltanto specchio, esiste soltanto come pura funzione di riconoscimento, da DSM sarebbe disturbo dipendente, se volessimo ricondurlo a una qualche categoria, e dall'altra parte il narciso che dovrebbe essere al contrario, il totale opposto, cioè la pura identità, io uguale a io, cioè io, no, niente dell'altro filtra in me, niente, appunto si parla del narcisismo della pelle spessa, in questo caso che è quello più appunto anche idealtipico, più rappresentato. Quindi esiste questa totale polarità, per cui da un lato c'è la totale identità impenetrabile dall'altro, che però come fa ad avere una certificazione che esiste se non c'è lo specchio che la mostra? Allora Eco, che ha la pura funzione solamente formale di dirti guarda che ci sei, guarda che esisti. All'interno di questa cosa, che cosa manca? Dei due poli estremi, la reciprocità, che anche qui appunto l'etimologia latina vuole recus procus, cioè vado al retro e avanzo, cioè vado un po' indietro, vado un po' avanti, quindi c'è uno scambio, quindi c'è sistole, diastole, no? Quindi c'è una, per così dire, una dialettica, dove invece c'è questa affermazione appunto, come dicevo inizialmente, immediata, assoluta, intransigente, incorruttibile e quindi anche romantica ovviamente,
priva di qualsiasi possibile compromesso, fallisce proprio quella cosa sommamente compromissoria, ma anche per questo è genuina, feconda e che dà senso alla vita, pur nella difficoltà del coltivarla, che è proprio, che è precisamente la relazione. E quindi secondo me il film riesce anche benissimo in qualche modo a far sentire, ulteriormente arricchendo e denotando questa Stimmung, la solitudine dell'essere sempre presso l'altro, paradossalmente no, la solitudine dell'essere sempre presso l'altro. E per quanto riguarda infatti anche io l'avevo, è molto bella l'idea, quell'interpretazione lì del furto, perché effettivamente il tema dell'arte contemporanea è proprio quasi un topos, il discorso del ma hai preso da, stai citando, stai riferendo, cioè quando c'è questo grande discorso della fine delle grandi narrazioni, cosa puoi fare? Puoi solo rubare, puoi solo citare, citazionismo, eccetera. Io l'avevo inteso proprio anche in questo senso, per cui essendo il narcisismo alternativo, antagonistico rispetto a qualsiasi lavoro su di sé, lavoro di assimilazione, lavoro di appropriazione, ogni riconoscimento, ogni atto di validazione che tu di fatto ottieni, in un certo senso è rubato, nel senso che non è qualcosa che tu hai ottenuto perché te ne sei appropriato come vorrebbe Locke, sei proprietario di ciò che hai lavorato, è un qualcosa che è prodotto contestualmente, è una cosa di situazione, una cosa di circostanza, quindi è un qualcosa che è fondamentalmente inessenziale. E quindi secondo me questo tema del furto ha un po' a che fare con questa cosa del il valore attribuito ma non appropriato, il tempo sottratto ma non vissuto, appunto la stessa identità in qualche modo rispecchiata ma non incarnata in senso proprio, appunto. E l'ultima considerazione ovviamente è estremamente quella scena che appunto tu evocavi, è quella del casting di Moda, molto 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 bella, è molto efficace anche quella, che per chi non avesse visto il film, tra l'altro si apre che lei ha questo colloquio di lavoro con questa donna, durante il quale però comincia già ad avere delle defiance, perché comincia per esempio a uscire del sangue e a sputare del sangue, come appunto a dire questa cosa, la vera matrice è interiore, non è questa cosa qua sulla pelle che vedi. Cominciano a uscire le tracce incontenibili della malattia. Molto bello anche appunto che poi il sangue lo cade per terra, la serva è brutto, però diciamo la collaboratrice della signora che assume per la ditta è cieca, e tra l'altro si vede anche per così dire anche lì il momento caricaturale per cui le assegnano dei ruoli che tipicamente a lei non è giusto assegnarli, cioè non è proprio il modo di valorizzarla, non è proprio il modo di includerla, è proprio questo modo ridicolo dell'inclusività decontestualizzata, non fare cose che in realtà mettono a disagio paradossalmente. E questa collaboratrice appunto mentre torna calpesta il sangue e lo porta in giro per la stanza, come a dire le tracce la matrice reale del disturbo non la puoi nascondere, le tracce vengono fuori da una parte o dall'altra, e infatti vengono fuori poi in maniera clamorosa quando c'è effettivamente il casting e quando c'è un'altra modella alla quale manca un arto, ma che tra l'altro è molto bella, quindi in realtà come si diceva prima un modo di includere una vittima molto molto parziale, molto diciamo molto poco, che mette molto poco in discussione i canoni, cioè di fatto ribadiscono, riaffermano i canoni semplicemente includendoci quell'altro canone che è l'inclusività in questo caso di una minoranza di questo tipo di vittima. Ma come si diceva prima, appunto viene in qualche modo smascherata la natura ideologica, retorica e quindi ipocrita di questa logica inclusiva proprio nel momento in cui lei dando corso all'effettivo decorso della malattia, che se è tale è incontrollabile, questo è il punto. Cioè una vittima non decide di essere vittima, quando si ha una malattia degenerativa non è che si dice la gestisco, perché è degenerativa, quella è l'inappropriabilità della propria posizione di vittima, è ciò che ti rende vittima. Il fatto di poterla usare strumentalmente in un certo contesto, in una certa direzione, è in qualche modo qualcosa che già ti fa arretrare da quella posizione, ti fa già dire la sto usando strumentalmente. Quando si manifestano, per esempio, dei lati che lei non controlla, cioè l'ulteriore perdita di capelli, appunto ancora una volta il sangue che esce, eccetera, questo comincia a rompere quei tabù formali
diciamo, iconografici di quel luogo di produzione culturale che è la moda, per cui dicono sì, inclusione, ma finché non metti in discussione appunto questi canoni. Quando invece manifesti le cose che veramente ti rendono vittima, allora poi non siamo a tal punto, non abbracciamo a tal punto la vittima in quanto tale da includerla anche, anche in questa forma. Sì, sì, esatto, sì, cioè appunto facoltianamente si potrebbe dire che appunto c'è in corso, ma in atto appunto, è uno degli ultimi passaggi fondamentalmente della biopolitica, quella della normalizzazione della questione della vittima, della condizione della vittima, e quando, e laddove vi sia effettivamente laddove emerga effettivamente la differenza portata e custodita dalla vittima, che appunto non è arbitrariamente decisa né da lei né dal sistema che medicalizzante e normalizzante, ecco che allora quella differenza porta effettivamente scandalo, ma non nel senso strettamente mimetico, ma scandalizza perché mette in scacco fondamentalmente l'intero sistema, l'intero paradigma che pone fondamentalmente un'inclusione e un'esclusione, cioè, e sostanzialmente lavora sulla soglia, in buona sostanza, è lì che ti fa tribolare sulla soglia. Interessantissima poi ovviamente, è ultra pertinente la questione del richiamo al mito di Narciso, e mi hai fatto pensare al fatto che, sarò estremamente banale in questo, ma appunto la presenza di Eco, cosa genera? Genera la presenza fantasmatica dell'altro, sia dal punto di vista del riverbero del suono, chiaramente prodotto, cioè eteroprodotto, ma poi in realtà anche autoprodotto. Questo è il problema, cioè, perché quando l'eco si genera anche a partire, anzi soprattutto in ragione dell'autos, e testimoni infatti in un certo senso il fatto che l'autonomia non sia fondata, non sia solida da questo punto di vista, ammette sempre la presenza in qualche modo dell'altro, alle volte in maniera tanto eccessiva da dipendere costantemente dalla presenza dell'altro, e questa incapacità di fare quel passo indietro per generare una buona reciprocità, quindi quell'andare indietro e quello slanciarsi verso, ma che non può prescindere da un rientro nella soggettività per portare qualcosa, per donare qualcosa. E in fondo lui dona all'altro fondamentalmente nient'altro che, non so, il desiderio di affermarsi da una parte e l'assemblaggio dei suoi furti, in buona sostanza. Lei, ovviamente siamo situati all'interno di una narrazione che procede forse nell'arco di un anno, non lo so, ma comunque noi abbiamo uno sguardo, un orizzonte su di lei nel quale fondamentalmente non fa nient'altro che cercare di acutizzare la propria condizione di vittima per essere sempre più vista, riconosciuta, guardata, protetta, curata, eccetera, eccetera. E è veramente, insomma, tragicomico, ma ovviamente più tragico che comico, a dir la verità. Ci sono degli inserti appunto comunque divertenti, ma proprio c'è, cioè, quel tipo di riso amaro che denuncia il tutto, che non vittimizza, però, ecco, cioè quando ti viene fatta vedere la segretaria non vedente, che fondamentalmente deve svolgere delle mansioni che palesemente devono essere fatte da qualcuno che vede, cioè tu, come dire, non deridi mai lei, deridi il sistema di inclusione che la porta ad essere vista solamente in quella misura, solamente se normalizzata all'interno di noi. E quindi, oppure la scena bellissima che dicevi insomma, l'unica scena che dovrebbe aprire effettivamente alla relazione, cioè il sesso, è la scena in cui c'è di mezzo una maschera, ed è una scena dove, anziché svolgersi nella corporeità, si svolge nell'immaginazione. Ed è comunque un espediente semplice, ma cazzo efficacissimo, cioè veramente 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 forte. E quindi, insomma,
mi sembra che, insomma, abbiamo detto un po' di, abbiamo messo un po' di carne sul fuoco. Non so se hai altri appunti, mi sembra che, insomma, un po' di roba, ok? Allora, va bene, dai. Sperando che, appunto, non dico che diventi proprio una, un impegno, però insomma la speranza è che, appunto, ci possiamo fare più, più, di, più, più serate come queste, magari proprio, ma non so, magari proprio a partire da film usciti in sala, comunque film recenti che possono essere comunque condivisi anche da tutti, insomma si può quasi pensare a una sorta di rubrica, vogliamo dire così. Ho un sacco di piacere a farla. Che appunto Cristiano è estremamente preparato e quindi porta, porta spessore ai nostri contenuti, quindi lo ringrazio. E niente, allora salutiamo tutti, vi ricordo appunto di mettere un like se vi piace il video, di seguirci su tutti i nostri social, quindi su Facebook, Instagram e X, su Twitter, sempre come Delle Cose Nascoste, soprattutto di andare a leggere, se vi va, i nostri contributi che presentiamo su, sul blog Delle Cose Nascoste. E quindi un saluto a tutti, alla prossima. Grazie.